E se fosse proprio questa la canzone che stiamo cercando? Cosa c'è di più dolce di un bambino che canticchia una melodia? I Delfonics sono dalla parte del sole. Latitudine Soul. Storie, città, protagonisti della musica afroamericana. Raccontate da Luca Ward. Io sono Luca Sapio. Per un certo periodo di tempo a Filadelfia, ovunque ci fosse un incidente stradale, spuntava puntuale un carro attrezzi giallo con un'enorme scritta sulla fiancata. Stan Watson, soccorso stradale. Sembrava sapere in anticipo dove ci sarebbe stata una macchina in panne o un veicolo da rimuovere. Non era chiaroveggenza, ma semplicemente intercettazione delle frequenze radio della polizia. Il volume degli affari era piuttosto elevato, al punto che Stan aveva accumulato un discreto capitale. Conoscete il significato della parola hustler? Potremmo tradurla come traffichino, e Watson ne impersonava perfettamente il senso. Per prima cosa aprì un piccolo negozio di dischi e poi, notando quanto le vendite fossero redditizie, iniziò a pensare più in grande. Sotto il ponte di ferro, tra la 52esima e Market Street, aveva sentito dei ragazzi cantare a cappella. «Ehi, siete bravi! Come vi chiamate?» «Orphonics, amico!» «Bene, ragazzi! Oggi è il vostro giorno fortunato! Si dà il caso che io sia un produttore discografico!» «Davvero?» «Sicuro! Vi fisserò un'audizione allo Schubert Building!» Bastò semplicemente nominare quel palazzo per dissipare ogni dubbio. Le mura dell'edificio ospitavano infatti l'unica casa discografica della città, la Cameo Parkway. C'era solo un problema. Non esisteva alcuna connessione tra Watson e l'etichetta di Filadelfia. Questo non sembrava però rappresentare per l'uomo il minimo problema. Watson sapeva che ogni sera, dopo il lavoro, si fermava a bere qualcosa nel piccolo bistrò di fronte al palazzo Tom Bell, uno dei più promettenti autori e arrangiatori alle dipendenze della casa discografica. Decise di aspettarlo. La vita sceglie la musica, amico. Noi come ballarla. Che significa? Significa che stai sprecando il tuo talento. Non stai scegliendo. Io ti offro la possibilità di farlo. Ah sì? Cosa esattamente? Quello che ti serve. Un gruppo, dei soldi e la fiducia che ti manca.
Tom Bell si lasciò incuriosire dall'uomo e fissò un'audizione per i 5 ragazzi di Filadelfia. Il gruppo era composto da 2 cantanti solisti e 3 strumentisti. Nessuna delle voci impressionò favorevolmente Bell. Per fugare ogni dubbio, prima di comunicare a Watson il suo giudizio negativo, chiese anche agli altri membri della band di cantargli qualcosa. L'ultimo fu Puggy Hart, il chitarrista. Sembrò accendersi una speranza. Era un tenore capace di passare con naturalezza dal registro pieno ad un falsetto estremamente caratteristico. Inoltre il suo timbro si miscelava perfettamente con quello del fratello Wilbert, il batterista della band. «Allora, che ne pensi?» chiese Watson al termine dell'audizione. «L'unico modo che abbiamo per far funzionare questa storia è utilizzare Puggy come solista». I 2 cantanti andarono su tutte le furie e se ne andarono sbattendo la porta. Restarono in 3. I fratelli Hart e il loro amico Randy Kane, che nell'estate del 1966 divennero i Delphonics. So sweet and very kind, so glad to call you mine. And yes, I love you, yes, I do. L'impasto delle voci era promettente, gli inizi meno. Mancava una canzone, qualcosa su cui gettare le fondamenta per una carriera che impartisse soprattutto una direzione stilistica. L'idea venne a Puggy qualche mese più tardi. Stava cullando suo figlio nel tentativo disperato di farlo addormentare. «Andiamo, Willy, cosa c'è? Perché non dormi?» «La la 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 la», gli ripeteva il bambino sveglio, come un grillo. Qualunque domanda aveva sempre la stessa risposta. «La la 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 la, è tutto quello che sai dire». Poi qualcosa scattò nella sua testa. E se fosse proprio questa la canzone che stiamo cercando? Che cosa c'è di più dolce di un bambino che canticchia una melodia? Si mise subito al lavoro. La trasformò in una ninna nanna. Il piccolo Willy si addormentò e Puggy aveva una canzone. La la means I love you. Many guys have come to you with a line that wasn't true. Come la sentì, Tom Bell restò favorevolmente impressionato e scrisse l'arrangiamento. Stan Watson, nel giro di qualche giorno, prenotò lo studio di registrazione. «Dove sono i musicisti che ti ho chiesto, Stan?» «I musicisti? E tu cosa sei, scusa?» «Io sono l'arrangiatore». «E non sai suonare?»
No, cioè sì, ma non posso mica... Poche storie. Ho prenotato lo studio come mi hai chiesto. Ci sono tutti gli strumenti. Questa è la tua occasione. Datti da fare. In poche parole, Tom Bell si ritrovò a suonare personalmente uno ad uno tutti gli strumenti presenti nella canzone. L'unica cosa che gli fu concessa furono gli archi che aggiunsero il giorno dopo. Più riascoltavano il nastro, più era chiaro a tutti che quello che avevano appena registrato era qualcosa di speciale. Talmente evidente che Watson decise di fondare una casa discografica per pubblicarlo. Il 26 gennaio del 1968 i Delphonics con La La Means I Love You fecero il loro esordio con la neonata Philly Groove Records. Nel giro di pochissimo finirono sulla vetta di tutte le classifiche. Il vestito che Tom Bell aveva cucito alla canzone era perfetto. Il suono era diverso, era sensuale, elegante, un tappeto morbido e accogliente da stendere sulle macerie del mondo. Mettere un loro disco significava creare un'atmosfera. Significava ritrovarsi in un paesaggio sonoro contrappuntato da corni francesi e violini, perfetto per chiedere la mano della propria amata, perfetto per farsi perdonare qualcosa o semplicemente per lasciarsi logorare dalle pene di un amore non corrisposto. I Delphonics erano un'architettura pensata in ogni dettaglio, tranne uno, la ripartizione dei diritti d'autore. Presto si scoprì che tutti i proventi finivano nelle casse di Stan Watson. Era diventato milionario e veniva anche accreditato sui dischi come produttore artistico, pur non avendone alcun merito. L'intero mondo dei Delphonics iniziò a scricchiolare. Il primo ad abbandonare la nave fu proprio l'artefice del loro suono, Tom Bell. Senza di lui, i fratelli Hart si ritrovarono alla deriva, un mare burrascoso fatto di gelosie e rivalse. Credo dovremmo chiamarci Puggy Hart and Delphonics. Cosa? No, io non voglio identificarmi con la tua voce stucchevole. Anzi, basta con questa musica zuccherina. Ogni volta che ascolto un nostro disco mi si caria un dente. Nel giro di pochi anni i Delphonics originali si disintegrarono in una lotta senza frontiere. Se tuo fratello pecca, riprendilo. Se si ravvede, perdonalo. Se ha peccato contro di te 7 volte al giorno e 7 volte torna da te e ti dice «mi pento»,
tu perdonalo. Nessuno dei due perdonò mai l'altro e i fratelli Hart finirono in miseria. Così concentrati sulla loro battaglia personale da non accorgersi di essere finiti sul ramo discendente della parabola. Il punto più basso fu un inferno fatto di concertini in locali scalcinati, ognuno con una band diversa, al punto che per un periodo c'erano almeno tre gruppi chiamati del Phoenix a contendersi il magro cachet di una seratina di provincia. Le cose cambiarono con una scena di un film. Una donna afroamericana con un accappatoio sceglie un vinile tra quelli accatastati sul tappeto del suo salotto. Lo mette sul piatto. La puntina scende sul solco e la stanza si riempie di un'atmosfera sognante. Un uomo bianco, affascinante, è seduto su un tavolo di fronte a lei. Bello! Chi sono? I del Phoenix. Erano Pam Grier e Max Cherry in una scena del film culto di Quentin Tarantino, Jackie Brown. I del Phoenix erano tornati. I gave my heart and soul to you, girl. Didn't I do it, baby? Didn't I do it, baby? Gave you the love you never knew, girl. Oh. Didn't I blow your mind this time? Didn't I? Didn't I blow? La puntata di oggi di Latitudine Soul finisce qui. Noi ci ritroviamo domani, sempre su radio1.rai.it. Mi raccomando, scaricate tutti i nostri podcast. Ringrazio Andrea Cacciagrano alla regia del programma, Simona Luciani, Gabriele Brocani. Oggi vi salutiamo con un brano di Guess Who che abbiamo arrangiato apposta per voi e che si chiama Undone. She's come undone. She didn't know what she was headed for. And when I found what she was headed for, it was too late. She's come undone.